un piacere per me essere qui e diciamo avere l'opportunità di sintetizzare con quella che è la nostra esperienza quanto ci hanno raccontato i colleghi sul Robo Advisor e sul Robo For Advisor. Noi abbiamo portato avanti un progetto di questo tipo credendo che questa modalità, quella del Robo For Advisor, sia utile a potenziare il consulente, a dare a lui le chiavi per dare una consulenza ancora più di qualità al cliente finale. Due parole solo su chi siamo. Aeromobiliare Advisory SIM è una società che è operativa da maggio 2018, fa parte del gruppo Credem e si occupa di diverse attività. Ve ne illustro le principali, quindi seguiamo gestioni patrimoniali dirette e in delega, consulenza finanziaria indipendente e consulenza patrimoniale indipendente e offriamo assistenza patrimoniale alle reti di vendita. Facciamo questo in diverse modalità, quindi con un canale fisico, tradizionale, remoto e digitale, e per questo siamo qui oggi a parlarvi della nostra esperienza che ha radici addirittura nel 2015. Oggi parliamo di una piattaforma di Digital Wealth Management, un Robo for Advisor, che nasce ad aprile del 2015 e che oggi ha già una sua seconda versione. Come è costruita questa piattaforma? Scusate, ma il canale fisico va agito anche oggi. Quindi la piattaforma, vediamo se stabilizza benissimo, è costruita in uno schema assolutamente aperto, quindi siamo partiti da un foglio bianco, abbiamo guardato quelle che erano le nostre esigenze di business che stavano presso di noi, perché noi siamo la funzione tecnica che ha portato avanti lo sviluppo, non abbiamo delegato a un IT decentralizzato, diciamo così, e quindi abbiamo proprio disegnato quello che era il supporto ideale da fornire ai nostri consulenti, financial advisor, declinati in diverse tipologie di reti. Abbiamo private banker, financial advisor, quindi consulenti indipendenti, reti retail, corporate e altro. E quindi l'abbiamo gestita in una chiave di integrazione proprio molto aperta. Abbiamo lavorato con Deus Technology per la parte dei dati e degli algoritmi di calcolo finanziario. Abbiamo lavorato con una società specializzata nello sviluppo del front-end. Abbiamo integrato anche servizi, non abbiamo ancora parlato oggi, ma ho il piacere di citarli, che sono InsurTech, quindi tutta la tecnologia applicata al mondo assicurativo. Abbiamo sviluppato un simulatore evoluto di risk assessment appunto sul fronte danni che ha tratto, diciamo, per noi ispirazione dal mercato canadese e americano molto avanti rispetto a noi su questo fronte. E una cosa molto importante è che abbiamo lavorato noi e lavoriamo anche con i terzi, quindi integrando servizi esterni per i contenuti. Affinché il digitale sia vivo e interessante e utile, deve avere dei contenuti, contenuti che sono, li vedremo poi, dal documento al tool di simulazione, al contenuto video, a tutto quello che serve al consulente per dare un supporto di qualità al suo cliente. Quindi, arrivando a un'idealizzazione concettuale di quello che abbiamo fatto, abbiamo creato un unico contenitore per tutti i servizi di wealth management. Fino adesso abbiamo parlato di finanza, quindi tematiche prettamente legate ai portafogli dei clienti, alle informative sugli strumenti. Noi abbiamo esteso lo spettro del servizio a tutti quelli che sono i servizi wealth, quindi parlo di assicurativo, vita, risparmio, previdenza, danni, parlo di wealth planning, parlo di arte, immobili, eccetera. Tutto quello che intendiamo come consulenza olistica, è stato citato anche prima, entra nel nostro contenitore ed è a disposizione delle reti con un clic. Cosa abbiamo utilizzato nel creare questa piattaforma? Una logica che è quella della circolarità dell'informazione. L'informazione è utile, secondo noi, e il Robo for Advisor è utile se supporta il ragionamento che sta facendo il consulente per il suo cliente. Quindi in questa piattaforma non ci sono vicoli ciechi e soprattutto ci sono più strade per raggiungere la stessa informazione perché ognuno di noi è diverso e quindi ha un'esigenza differente anche in termini di consultazione. Quindi noi vediamo che circa oggi il 40% degli accessi viene fatto da tablet. E alcuni accessi vengono fatti in mobilità. Anche questo è un comportamento di utilizzo e quindi la piattaforma è assolutamente responsive. È personalizzabile, quindi ogni utente può creare dei contenuti che
e personalizzare anche il layout della piattaforma e soprattutto può utilizzare una modalità di collaborazione con altri utenti di piattaforma oppure con la struttura di centro che offre supporto remoto tramite la stessa piattaforma. Perché questo? Perché dobbiamo uscire dalla logica delle presentazioni, diciamo così, in PowerPoint che si scambiano come supporto. Se tutto viene fatto in piattaforma, tutto è autoaggiornante e vuol dire che l'utente alla fine deve solo aprire un contenuto anche a distanza di mesi per trovarlo aggiornato. Questo è il nostro patto di servizio, diciamo così, con i nostri utenti e vedremo poi come ha premiato. Abbiamo toccato anche prima il tema dell'Academy con Leonardo e anche noi ci crediamo molto, abbiamo un'Academy digitale e tramite la quale veicoliamo pillole formative e non solo ai nostri utenti. Quali sono i contenuti? Breve overview. Abbiamo report, ce ne sono una ventina prodotti da noi, dal giornaliero settimanale, mensile sui mercati finanziari, piani finanziari, quindi modelli di consulenza, ci sono reportistiche di wealth planning, assicurativo, quindi cose che produciamo con la nostra, diciamo così, sensibilità storica di advisor e mettiamo a disposizione dei consulenti affinché questi vengano utilizzati con i clienti. News, quindi anche qui una logica di architettura aperta, ovvero integriamo news finanziarie ma anche patrimoniali, la possibilità su queste news ad esempio di settarsi alert, notifiche e quindi di avere un vero e proprio robot che lavora per il consulente, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo video, produzione da canale televisivo, ormai più di 200 video in un anno, uno al giorno circa, abbiamo schede di servizi e prodotti. Quindi qui per fare un'estrema sintesi rispetto alle esigenze del consulente in ambito finanziario che ha la necessità di vedere quanto è offerto dagli asset manager tipicamente, abbiamo sintetizzato con un'unica password quello che a lui tendenzialmente è disponibile con un centinaio di password delle aree riservate di questi asset manager terzi, quindi si accede alla piattaforma, i documenti sono già integrati, disponibili e in questa logica di circolarità il consulente può fare tutte le simulazioni per dare un output al cliente. Dicevo prima, alerting e centro notifiche, anche questo personalizzabile, quindi voglio ricevere la notifica in piattaforma, come pop-up sul mobile, voglio una mail, massima flessibilità. Un cenno ai tool. Sui tool ovviamente, qui riportiamo i principali anche per motivi di tempo, sarebbe anche stato bello farvi vedere la piattaforma, diciamo così, comprimiamo con proprio una carrellata veloce, quindi confronto a prodotti e servizi, parliamo di un confronto che mette assieme obbligazioni, azioni, fondi pensione, OICR, portafogli modello, portafogli creati dall'utente. L'ho dimenticato prima, sono circa 80.000 gli strumenti oggi in piattaforma e li stiamo continuamente estendendo perché, come diceva Pasquale Orlando prima, per noi è un progetto che è partito nel 2015 ma siamo ancora come al primo giorno del progetto. Ogni giorno mettiamo in discussione la piattaforma, se c'è un'area di miglioramento, essendo noi la funzione tecnica e non siamo intermediati su chi sono i nostri partner, andiamo a intervenire direttamente, quindi anche la tempestività, la velocità poi dell'azione sulla piattaforma c'è molto riconosciuta dai nostri utenti. Risk assessment assicurativo, ne parlavo prima, è uno strumento che permette di quantificare in termini attuariali l'esposizione al rischio, su il rischio persona, il rischio collegato agli immobili e il rischio collegato all'azienda. Quindi è una quick action, diciamo così, poi su quella che è la consulenza assicurativa, perché di fatto si va a fare un'indagine del portafoglio rischi e polizze sul cliente. Tool per la costruzione del portafoglio modello, indispensabile in ambito finanziario, ha qualche elemento differenziante, sicuramente tutte le possibilità di costruire portafogli a pesi fissi per controvalori, ma quella logica di web collaboration di cui vi parlavo prima agisce anche sui portafogli, quindi io sono un consulente, creo un portafoglio in piattaforma, chiamo la struttura di centro, la struttura di centro agisce sul mio portafoglio e io lo troverò aggiornato e riutilizzabile nel tempo senza dover più intervenire o intervenendo per modificarlo. Dicevo tool anche nell'ambito wealth, quindi un tool di passaggio generazionale che permette di vedere la dinamica diciamo di allocazione degli asset del patrimonio di un individuo all'ipotesi, diciamo così, di successione legittima o testamentaria. Ora un overview
molto veloce di quello che è la piattaforma per farvi vedere un po' come è fatta. La piattaforma, dicevo, esiste dal 2015, questa è una sua seconda versione che è online da ottobre dell'anno scorso, quindi possiamo festeggiare oggi quasi il suo primo anno. Non durerà molto perché abbiamo già piano entro altri 12-18 mesi di rifarla, quindi qui vedete un'usabilità anche che potete trovare familiare perché è simile a degli strumenti che usiamo fuori. Vedete la maschera di ricerca è simile a quella di Google. I menu sono, diciamo, per icone, flessibili, collassabili, quindi abbiamo voluto dare anche un elemento di continuità nell'usabilità tra quelli che sono i sistemi extra professionali e quelli professionali, con un contenuto distintivo che è questo. Si diceva prima, posso girare lo schermo nei confronti del mio cliente? Qui si può, perché non stiamo offrendo al nostro consulente una piattaforma che è diciamo da back office quasi, con tutti quei numeri nidificati. Sicuramente le informazioni ci sono tutte, vengono presentate in un modo moderno per quelle che sono essenziali in quell'istante preciso. Quindi vedete, adesso non so se funziona il puntatore, benissimo, qui una mappa prodotti, abbiamo sfruttato molto la logica della discoverability, quindi il fatto di dare delle informazioni in logica anche progressiva, facendo vedere quasi in trasparenza quelli che sono i passi ulteriori da fare, delle schede prodotto evolute, portafogli modello, piuttosto che portafogli del cliente, il sistema di notifiche, il canale video, quindi tutta una serie di informazioni che vengono poi anche organizzate, come dicevo prima, in logica di personalizzazione dal nostro utente. Fatta questa velocissima carrellata, direi che siamo quasi nei tempi, chiudo facendo vedere qualche risultato, perché stare, diciamo, nella teoria è facile, scendere nella pratica è un po' più difficile, ma fortunatamente i risultati aiutano. Quindi, noi siamo attivi dal 2015, l'abbiamo messo a numero indice per farvelo, diciamo, vedere in modo più immediato. Visualizzazione di pagina, siamo passati da 100 a 324 come numero indice, quindi quasi per 3. A parità di numero di utenti circa, le pagine, le visualizzazioni crescono continuamente, lo strumento viene reputato utile, si vede anche delle pagine per sessione che passano da 5 a quasi 9. A questo dato è accompagnato un incremento della durata di navigazione che è passato da 7 a quasi 10 minuti, quindi dati molto molto positivi che testimoniano una cosa sola: al consulente è utile avere un digitale che gli permette di essere più efficace nei confronti del cliente, gli permette di risparmiare tempo, lo dicevamo prima, quindi se trovo qualcuno che lavora per me, perché non sfruttarlo? L'hanno capito e lo stanno utilizzando. Ultima cosa, e qui chiudo, relativamente alla tecnologia, abbiamo detto, lo diceva il nostro collega inglese in apertura, che la tecnologia ha un potere democratizzante, e in effetti è così. Noi vediamo una migrazione delle richieste di assistenza dal canale remoto, quindi alzo il telefono, scrivo una mail a una struttura centrale, a questo tipo di servizio, perché è sempre disponibile, è sempre aggiornato e posso, diciamo, se acquisisco nel tempo una certa autonomia, essere indipendente e molto efficace sul mio cliente finale. Grazie a tutti.